Eccoci, siamo tornati in diretta con il nostro Instant Focus. Come potete vedere dalla strap e dal titolo della nostra trasmissione, parleremo di golf e turismo. Beh, il perché è presto detto, naturalmente siamo alle porte proprio della stagione estiva, della stagione turistica, come testimoniano anche le temperature veramente calde di questi giorni. Abbiamo avuto insomma un assaggio, un anticipo di estate, e quindi ecco, tutto il movimento turistico riprende, anche quello proprio legato al settore del golf. Diciamo innanzitutto che l'Italia ha tutte le carte in regola, le qualità per presentarsi proprio come una meta ambita dal punto di vista del golf turistico. Perché? Beh, innanzitutto per la bellezza del paesaggio, per l'offerta dal punto di vista artistico, culturale, enogastronomico, per la propensione tutta italiana verso l'accoglienza e l'ospitalità. Quindi diciamo che le basi molto buone ci sono. C'è un però, il però è che il giro d'affari insomma non è altrettanto florido, e cercheremo di capire il perché, nonostante appunto invece tutte queste premesse positive. Lo faremo insieme all'ospite che ci ha raggiunto qui in studio, negli studi di Le Fonti TV, a cui naturalmente do il benvenuto, Silvia Audisio. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Beh, Silvia Audisio, innanzitutto una delle massime esperte di golf in Italia, direttrice tra l'altro anche per diversi anni di testate di settore, e attualmente è anche rappresentante italiana di IACTO. Che cos'è IACTO? È l'associazione, diciamo, internazionale che riunisce a livello globale tutti i player più importanti proprio di questo settore, cioè del turismo legato al golf. Quindi insomma, chi meglio di lei per presentarci insomma tutti i numeri legati proprio a questo settore. E io direi, ecco, partiamo innanzitutto dalla premessa che ho fatto, ovvero che in Italia in realtà si potrebbe, anzi non si potrebbe, si può giocare a golf praticamente ovunque, campi vicino ai laghi, vicino alle grandi città, vicino ai monti, al mare, naturalmente con anche grandi resort. Quindi abbiamo delle potenzialità molto elevate e per la clientela nazionale e per quella internazionale. È così? È assolutamente così. Per collocare magari il golf meglio per gli ascoltatori, natura, quindi grande diversità di natura, come ha detto, ma abbiamo 120 anni di tradizione alle spalle. Il primo campo è a Roma nel 1903, quindi abbiamo tradizione, abbiamo una cultura all'interno ovviamente di questo sport, dei circoli, una buona organizzazione, le firme e designer più famosi che hanno firmato i nostri campi da golf. Le premesse ci sono tutte. Abbiamo un riscontro molto scarso attualmente per l'incoming golfistico, quando il nostro paese invece è uno dei più visitati al mondo, quindi si viene in Italia ma senza sacca e bastoni. Quindi al momento la situazione è questa, ma c'è un cammino che si sta percorrendo. Bisogna anche considerare che a parte una trentina di golf resort che sono nati, diciamo, negli ultimi 30-40 anni, forse anche meno, quindi nati con una vocazione turistica, gli altri hanno tutti una provenienza, una struttura di membership, quindi hanno sempre fatto conto e si sono costruiti le loro attività sui soci. E nel momento in cui negli ultimi 15 anni i soci hanno iniziato a venir meno, quindi la volontà, forse anche la capacità economica sicuramente, però anche la volontà di girare di più e di non legarsi a un solo circolo, venendo meno i circoli sono stati incuriositi e interessati all'ospite. Quando si tratta di ospite italiano sì, ma i numeri sono piccoli, ospite straniero, perché invece nel mondo i numeri sono enormi e ci sono veramente migrazioni di giocatori ovunque, perché proprio è nel DNA del giocatore voler affrontare sfide nuove in posti nuovi. Quindi noi ci siamo trovati in un momento di passaggio dal dal socio all'ospite. Non è così immediato il passaggio per i circoli, che vogliano non solo accogliere l'ospite occasionale, ma che vogliano invece strutturarsi bene per il turista, quindi fare numeri, lavorare con i tour operator, e quindi occorre un percorso.
in questo Certo, senso. un percorso insomma che è in via di evoluzione. Lei ha citato proprio quei numeri del business che non sono ancora così corposi rispetto insomma alle prospettive e alle aspettative. Noi abbiamo raccolto un po' di dati, adesso naturalmente li confronteremo anche con i suoi numeri, li possiamo vedere anche attraverso la nostra prima grafica. Come dicevamo, in realtà a golf in Italia si può giocare ovunque, ci sono 385 golf club nazionali, di cui 104 a vocazione turistica. 1,8 milioni le presenze legate al turismo golfistico nel nostro paese e un aspetto insomma che ci ha incuriosito, lo abbiamo questo sottolineato, il golf è al quinto posto in Italia per indotto tra gli sport legati al turismo, dopo, attenzione, ciclismo, sci, trekking e calcio. Che cosa vuol dire? Che si sposta, si muove più gente, c'è un movimento superiore del turismo legato al calcio, al trekking e allo sci rispetto al golf, e questo veramente stride insomma con le potenzialità a cui avevamo accennato del nostro paese. Stride con le potenzialità, ma come mi disse un tour operator straniero, disse il golf italiano è un po' come una cucina dove ci sono degli ottimi ingredienti, ma non c'è uno chef che li sappia cucinare bene, nel modo appropriato. E questo vuol dire proprio quel percorso, quindi un percorso che dovrebbe essere strutturato così. Il circolo intraprende seriamente la vocazione turistica, quindi passa attraverso una serie di verifiche per capire se l'esperienza che offre al turista è all'altezza. Ci sono 60 punti all'interno della nostra associazione per i quali tu puoi verificare se sei adatto in alcune parti, in altre meno. Devi condividere un progetto, una volta che hai il prodotto all'altezza, devi condividere un progetto con i tuoi vicini, con i campi vicini, perché la destinazione golf non è un circolo, ma è un insieme di circoli, certo, in un'area limitata. E invece prima il circolo vicino era un po' il competitor, perché i soci che prendeva lui non li prendevo io, quindi invece di cambiare mentalità, fare gruppo, fare sistema, a quel punto inserirsi in questo network internazionale che è IACTO, che coinvolge 2300 associati in tutto il mondo, in 90 paesi del mondo, di cui 620 sono tour operator specializzati in vacanze golf in circa 70 paesi del mondo. Quindi è una piattaforma B2B e sì, quindi inserendosi lì, però si arriva al punto di comunicare prodotto e pacchetti quando si è, diciamo, maturata la volontà di fare incoming seriamente all'interno del campo da golf. Noi abbiamo tantissime gare, sì, chiaramente questo stride con, perché le gare portano reddito al circo. Certo. Abbiamo insomma tutta una serie di cose che ci siamo organizzate in passato che vanno un po' ripensate. Ecco, poi affronteremo, naturalmente lei ha citato 70 paesi sparsi insomma per il mondo, affronteremo anche la questione poi del confronto tra Italia, resto d'Europa, beh, non parliamo degli Stati Uniti, insomma la patria del golf, lì i numeri insomma sono evidentemente a favore degli americani. Prima però, ecco, di affrontare questo discorso e questo paragone, le volevo chiedere se c'è una correlazione o meno tra appunto la difficoltà di sfruttare appieno le potenzialità del golf turistico in Italia e il numero di associati, cioè il fatto che il golf non sia purtroppo ancora uno sport popolare nel nostro paese, la famosa soglia dei 100.000 tesserati, sì, è sempre lì, ma adesso si sta progressivamente allontanando, siamo intorno ai 90.000. Ecco, c'è questo tipo di correlazione secondo lei? Allora, non farei una correlazione Italia su Italia, perché se vogliamo cambiare i numeri il nostro ospite deve essere straniero, sì, perché là abbiamo i numeri. Quello che però è assolutamente legato è numeri del golf e possibilità di fare business con questi numeri. Entrando nel terzo anno di pandemia, noi abbiamo visto che il golf, la pandemia ha premiato il golf in tutto il mondo. Ha premiato il golf in tutto il mondo, oggi giocano 66 milioni di persone, ma gli Stati Uniti hanno anche preceduto la pandemia e hanno avuto una crescita per 5 anni consecutivi. Nel 2021 hanno registrato 3 milioni di nuovi giocatori, di neofiti, e hanno incrementato i giri, i round, in maniera molto importante. Hanno fatto più 17%.
L'Europa, diciamo nel 2016 aveva 8 milioni di giocatori, 7-9 per la precisione, oggi giocano 10,6 milioni. L'Asia, prevede di passare dai 14 milioni attuali a fine decennio a 25 milioni. Diciamo che l'Italia, che negli ultimi 15 anni ha perso un po' terreno sui numeri, nel 2021 ha riguadagnato un 6%, quindi il trend in questo momento è positivo. Naturalmente non prendiamo la Svezia con 500.000 giocatori era scesa leggermente sotto, la Svezia ha fatto rispetto al 2020, pandemia rispetto al 2019, ha fatto un più 11%, che vuol dire 540.000 giocatori e ha fatto un più 40% di round giocati. Quindi round vuol dire green fee, vuol dire anche il socio che gioca di più nel suo circolo, perché comunque il golf è lo sport tra gli sport per eccellenza. Come comportamento e distanziamento sociale, Certo. insomma, in momento di pandemia è un'eccellenza, che è un'eccellenza che va assolutamente cavalcata. Chiaramente bisogna fare dei piani, dei programmi, dei progetti, eccetera, però intanto il trend è in crescita. Eh sì. Paradossalmente la pandemia si è dimostrata un alleato per quanto riguarda il golf, perché consente appunto di stare all'aria aperta, immersi nella natura, come diceva lei giustamente, distanziamento sociale, attrezzatura personale e quindi insomma uno degli sport, se non lo sport più sicuro in assoluto da praticare in questa circostanza. Tornando invece per quanto riguarda, ecco, al confronto con i paesi europei, noi lo abbiamo fatto attraverso l'altra seconda, ecco, la nostra seconda grafica, contando, ecco, i numeri del 2019, siamo andati a recuperare quelli degli anni pre-pandemici. In Italia 2 milioni di green fee legati al turismo, in Spagna 9 milioni, in Andalusia addirittura 120 campi da golf e a Palma di Mallorca, solo a Palma di Mallorca 24. E poi vabbè, la Turchia che ha 500.000 green fee meno di noi, però con un decimo dei campi. Ecco, poi non abbiamo messo i numeri anche del Portogallo, altra meta assolutamente, Assolutamente. esatto, importante per quanto riguarda il settore del golf e del turismo. La domanda è: perché l'Europa ci batte e perché riesce a sfruttare meglio di noi il potenziale? Beh, perché punta dritto all'obiettivo e quindi si attrezza per farlo. Spagna è partita tanti anni fa, il Portogallo tanti anni fa. Quando noi ancora appunto eravamo legati ai soci, sono partiti e hanno, diciamo che oggi loro propongono una camera più campo a un costo decisamente imbattibile. Quello che l'Italia, deve fare e ha già iniziato a fare è aggiungere alla camera e al campo, che hanno un prezzo più alto, anche il territorio, per cui camera, campo e territorio vince assolutamente ed è su questo che si sta lavorando. Considerando che il turista leisure spende metà di quello che spende il turista golf, quindi ci sono anche dei plus per incrementare questo, diciamo, questo segmento. Noi abbiamo visto anche all'interno dell'associazione tanti alberghi non golf, ma in zone con campi da golf, entrare nell'associazione perché hanno riconosciuto in questo, l'anno scorso hanno riconosciuto in questo segmento di ospite un target importante. Quindi, diciamo, chi gioca golf spende il 120% in più rispetto al turista leisure. Chiaro, E chiarissimo. sono numeri Eh sì, interessanti, no? interessanti, assolutamente. Un business importante che appunto ha le potenzialità per essere incrementato. Ma a proposito, ecco, di clientela internazionale, noi abbiamo, diciamo, fatto spesso questa considerazione per quanto riguarda il turismo italiano in generale, che riprende, che sta per riprendere con la stagione estiva, che però, diciamo, conta delle presenze in meno per quanto riguarda inevitabilmente e per motivi diversi i turisti cinesi e i turisti russi, che in questo momento, insomma, hanno qualche difficoltà a raggiungere il territorio. Ecco, io volevo chiederle, in base ai suoi dati, quale tipo, ecco, di turista internazionale predilige in assoluto il nostro paese? Chi viene a trovarci così più facilmente? Allora, più facilmente in questi 2 o 3 anni Sì.
sono i paesi di prossimità, no? Perché noi abbiamo un bacino enorme di golfisti, per esempio a Monaco di Baviera, in tutta l'area del sud della Germania, quindi Germania, Svizzera, Austria vengono in macchina, Francia vengono in macchina, quindi oggi viaggiare in macchina è diventato sicuramente un motivo di tranquillità, forse, no? La mia Certo. sacca in macchina, mi sposto, quindi sicuramente i paesi vicini, sicuramente i paesi nordici. Abbiamo avuto un incremento noi avevamo a fine 2018 un forte incremento di prenotazioni arrivate da India, Cina, Asia, UK, Australia, Olanda e Corea. Quindi c'è un mondo interessato. Già 2 o 3 anni fa organizziamo anche degli educational per portare, dei fan trip per portare a fare esperienza della destinazione qui, i tour operator. E già un fan trip fatto in Veneto qualche anno fa avevano risposto per 12 posti, avevano risposto in 52 da tutti e 5 i continenti. E il tema era: voglio incrementare l'Italia, voglio inserire l'Italia, voglio venire a vedere, voglio iniziare a. Per cui noi abbiamo fatto 2 passaggi importanti. Il primo, che è stata la felice intuizione della federazione, che ha preso la Ryder Cup. Quindi dicembre 2000, no, faccio un passo indietro. Sì. Novembre 2014 abbiamo avuto IGTM in Italia, cioè la fiera del settore di riferimento, che è itinerante, è venuta per la prima volta in Italia. E questo ha fatto dire ai tour operator e comunque al mondo del business perché l'Italia. Quindi è stato un passaggio ed è stata un'edizione record a Como. 12 mesi dopo è stata presa la Ryder Cup e questo ha invece aperto gli occhi di tutti i golfisti del mondo che hanno detto come mai l'Italia? Ecco, diciamo quindi si è creata una curiosità si deve trasformare in un'azione, però l'azione sta, c'è un'azione, noi abbiamo sempre visto gli altri paesi, mi chiedeva prima, con a fianco le istituzioni e noi per tanti anni non avevamo neanche uno, fino al 2018 non esisteva uno stand Italia in questa fiera che è l'International Golf Travel Market, quindi c'erano tanti, ma non c'era il cappello Italia, però le cose sono andate avanti e noi oggi abbiamo Enit, che investe nel golf, che investe in un progetto che si chiama Italy Golf and More, che raggruppa 9 regioni italiane al momento, e quindi con lo sforzo economico di 9 regioni italiane che credono nel golf e con lo sforzo di Enit, che organizza fiere e organizza anche il nostro, finalmente, il nostro bellissimo punto di riferimento in fiera. Le cose stanno, quindi siamo presenti alle fiere e comunichiamo in Europa. Mancava la comunicazione del nostro prodotto. Certo, ecco. Alla fine no? Ho il prodotto, mi attrezzo per ricevere l'ospite, mi metto insieme ad altri circoli, comunico attraverso un network come Yacto, e però quando le istituzioni sono al mio fianco. Noi siamo stati spesso all'IGTM in Spagna e in Portogallo, dove l'apertura era fatta, il welcome, dal ministro del turismo. Certo. E quindi, diciamo, a noi è sempre mancata questa forza. Tutti i piccoli, i singoli che hanno messo le loro risorse Sì, per la esserci. componente La istituzionale, componente insomma, ecco. istituzionale. E lei proprio mi lancia un assist, perché lei ha parlato di GTM, ha parlato di Ryder Cup, tra l'altro tornerà a Roma nel 2022, il GTM a ottobre, questo uno step già significativo, e poi la Ryder Cup del 2023, che naturalmente, insomma, l'evento massimo del golf, la sfida biennale tra Europa e Stati Uniti che tutti attendiamo. Le chiedo però proprio, ecco, a completamento del suo discorso, se non ha questo tipo di timore, di paura, che ovviamente dopo i 5 giorni in cui tutti gli occhi del mondo saranno puntati sull'Italia, su Roma, calerà il sipario e quindi ecco, tutto il movimento che si creerà attorno alla Ryder Cup, poi, concluso l'evento in sé, tramonti fondamentalmente. Ecco, c'è questo tipo di rischio, che resti la Ryder Cup una goccia nel mare in realtà. Sì, in realtà sono già passati 7 anni, no? Perché il progetto è stato fatto su un, mi pare su
12 anni, sì, su un percorso di 12 anni, quindi con una serie di azioni. Questi 7 anni non sono stati molto, diciamo, non c'è stata molta attività. Da quando l'Open d'Italia è stato portato sul campo dove si giocherà la Ryder Cup, cioè l'anno scorso, a settembre, ha cominciato a crescere l'interesse, tour operator austriaci, tedeschi, eccetera, hanno subito iniziato a chiedere pacchetti su Roma, pacchetti per la Ryder Cup. Noi abbiamo Roma al centro dell'Italia, loro verranno con i loro tour operator americani, perché una componente americana, no? Certo, è l'altra, cioè, l'altra parte della medaglia, esatto. Verranno e siccome resteranno almeno 7-8 giorni, oltre i 3 giorni di gara, faranno anche 3 giorni di gioco. E il tour operator americano in un attimo li può portare in Francia, in Spagna, in Portogallo, insomma in un'ora di volo in tutta Europa. Quindi si tratta di intercettare questi tour operator prima, di fargli vedere la nostra destinazione, che quindi può essere in Sicilia, in Puglia, in Toscana, eccetera, in poco spazio. Però la devono conoscere, devono essere invitati a conoscerla. E IGTM un anno prima ha proprio questo scopo, quello di invitare il mondo B2B a esplorare l'Italia, perché in concomitanza di GTM settimana prima e settimana dopo vengono organizzati tanti fan trip, quindi l'operatore americano viene, visita, fa la propria esperienza e va poi in fiera, oppure insomma torna a casa potendo inserire l'Italia nel suo catalogo di proposte. Certo, quindi insomma una connessione alla fine, esatto, tra i due eventi, uno che traina, che trascina l'altro. Esatto. In conclusione, ecco, di questo approfondimento, a proposito di golfisti di un certo calibro, vogliamo mostrare al pubblico anche un'immagine, quella di Novak Djokovic, eccolo qua, il vincitore tra l'altro degli internazionali di tennis di Roma, che proprio durante la settimana del tennis al Foro Italico si è concesso questa pausa golfistica al Parco di Roma. Se la cava discretamente, diciamo, Djokovic non è bravo come il suo amico rivale Rafa Nadal, che è un one digit handicap. Però comunque insomma lo abbiamo visto e ci ha fatto veramente molto piacere anche vederlo in uno dei nostri campi. Lei ovviamente di campi in Italia ne ha girati, ne ha percorsi, ne ha visitati e ci ha giocato insomma praticamente ovunque. Quindi io le chiedo un consiglio anche per la clientela, in questo caso nazionale. Qual è un campo che lei giudica assolutamente da provare, o una buca magari, ecco, indimenticabile, quella non deve mancare per una appassionato di golf, deve rientrare assolutamente nel suo itinerario? È veramente diciamo complicato. Io amo molto il circolo di Castel Conturbia, sì, il tracciato di Castel Conturbia nei boschi Piemonte, sono tra l'altro due campi vicini, Bogogna e Castel Conturbia, sì, dei tracciati bellissimi, architetti di grande spessore, Robert Trent Jones Senior nel caso di Castel Conturbia. Ma c'è un fascino che si trova un po' ovunque. Verdura Resort è uno dei più bei resort in Italia, in Italia a livello europeo per il golf, lo è e lo sono i nostri toscani. C'è Castelfalfi, che è un posto meraviglioso con un campo da golf con vista a due buche che si giocano dall'alto con un grande dislivello, sì, veramente impressionanti. C'è un castello e dall'alto di questo borgo tu cogli in uno sguardo tutto il campo. C'è un aspetto tecnico, ma c'è anche, certo, un aspetto. Abbiamo dei campi nelle Dolomiti, mm-hmm, bellissimi, sotto lo Sciliar, sotto il Cervino. Come nella sua apertura, la varietà è tale e tanta che ognuno ha veramente da proporre. La Puglia, dei campi bellissimi, qualche nome gliel'ho fatto, però sì, diciamo ce n'è un po' per tutti i gusti, sì, insomma. Assolutamente. Per tutti i gusti e poi appunto anche per diverse difficoltà tecniche, come lei ha ricordato, fior fior di designer hanno portato il loro nome anche sui nostri campi, ha ricordato Robert Trent Jones, ma anche Jack Nicklaus, Gary Player, addirittura Arnold Palmer, quindi insomma veramente il gota del golf.
E abbiamo anche, diciamo, come si lega al territorio. Abbiamo tour operator che portano in giro per il mondo a giocare, per esempio, le ladies, e quindi cercano delle offerte. Per esempio, tutta la zona di Padova, abbiamo una città UNESCO, abbiamo dei siti molto belli, e abbiamo le terme, e quindi sono proprio tanti gli abbinamenti che l'Italia propone, ben fatti e interessanti. No. Certo. Silvia, io la ringrazio tantissimo per questo bel approfondimento dedicato proprio a golf e turismo e la saluto ricordando un particolare, ci tengo naturalmente perché lei ha avuto un grandissimo onore quest'anno. A proposito di campi iconici e davvero indimenticabili, si parla qui del santuario del golf, del tempio del golf in assoluto, ovvero l'Augusta National, che lei ha avuto la fortuna appunto di praticare proprio con il giro riservato ai giornalisti. È stata estratta quest'anno insieme a un altro collega italiano e quindi insomma solo lei, tra le pochissime persone, non solo in Italia ma al mondo, può raccontarci brevemente con questa esperienza che cosa significa giocare su quelle buche che sono famose in tutto il mondo, la mia corner insomma soprattutto, ecco, Assolutamente, è stata veramente tutta l'esperienza della giornata, perché oltre a questa incredibile fortuna, ma tutta l'esperienza della giornata, perché si entra dal Magnolia Lane, sì. quindi come un giocatore si entra, si vive la giornata del giocatore, si entra in clubhouse, e in questa clubhouse piccola, elegante, semplice, c'è la storia, tanta storia del golf, trofei, quadri, bastoni dei giocatori, quindi è un'esperienza la clubhouse. Il caddy vestito di bianco, il campo pratica, che è speciale anche quello, e poi il campo che io ho seguito, il Masters in televisione tutta la vita, l'ho raccontato tante volte, scrivendo, come giornalista, e attraverso tante interviste e raccontando colpi memorabili, buche memorabili. Quindi essere in campo, dove avevo intervistato proprio 2 giorni prima, per esempio, Bernard Langer, che mi aveva raccontato la sua buca, il suo colpo, 40 anni di Masters per lui, il suo colpo, eccetera. Quindi essere in mezzo al campo, in questo silenzio, che non è quello del giorno prima, silenzio, perfezione, complicato, molto complicato per quello che è i green, eccetera. Però rivivere certi momenti raccontati, Tiger Woods che ha rivinto, ma colpi, anche colpi raccontati, quindi è stato, al di là del gioco, molto molto emozionante, devo Certo, dire. una grandissima intuizione di Bobby Jones che creò insomma nel lontano 33 questo campo meraviglioso, tra l'altro perché si era stufato di giocare nelle competizioni e quindi disse io voglio un campo dove poter praticare il golf in serenità con i miei amici, mai si sarebbe immaginato probabilmente di dar vita invece ad un vero e proprio santuario come giustamente lo abbiamo definito. Grazie davvero ancora tantissimo a Silvia Odisio per essere stata qui con noi alle Fonti TV. Grazie a lei, Valentina. Grazie, buona Grazie. giornata.